Finalmente voglio dedicare un video a come si gestiscono le obiezioni nella consulenza. Quando noi all'interno di un percorso formativo, anzi prima di cominciarlo, facciamo un piccolo test per capire quali sono i temi più interessanti per i partecipanti, in modo da adattare il percorso a loro, quasi sempre emerge la gestione delle obiezioni come una delle richieste principali. Nei nostri percorsi poi noi lasciamo uno spazio a questo tema di solito verso la fine del percorso. Per quale motivo? Perché sostanzialmente le obiezioni che noi riceviamo dai clienti in gran parte dipendono da come noi involontariamente gestiamo tutta la parte precedente della consulenza. Quindi nel momento in cui noi capiamo come gestire la consulenza in modo migliore, otteniamo sicuramente meno obiezioni. Faccio soltanto un esempio per illustrare questo fenomeno. Immaginiamo una consulenza sugli investimenti, quindi sulla gestione del risparmio di un nostro cliente. In molti affiancamenti noi sentiamo i consulenti che chiedono al cliente, che magari supponiamo abbia 100.000 euro sul conto da investire, gli chiedono quanti di questi soldi vuoi investire oppure quanti sono i soldi che vuoi tenere sul conto corrente. Ora, naturalmente, soprattutto nei momenti di incertezza di mercati, quando anche l'informazione mediatica fa un po' di terrorismo sui nostri risparmi, ecco che questa cifra aumenta, cioè la cifra che il cliente dice di voler tenere sul conto aumenta. E questo poi ci mette in una condizione più difficile da gestire, perché dovremmo fargli capire che invece gli conviene in qualche modo poter investire anche parte almeno di quel denaro. Ora, si potrebbe pensare che questo sia un fenomeno che accade, sul quale non si possa far niente e che sia semplicemente da gestire in termini di obiezione. Ma in realtà le cose non stanno così. Infatti noi all'interno del nostro percorso di consulenza sugli investimenti consigliamo alle persone di inserire una domanda specifica che non è quanto denaro vuoi tenere sul conto corrente o quanto del tuo denaro vuoi investire, ma è nei prossimi mesi o al massimo nel prossimo anno, anno e mezzo, quali sono le spese previste? E diamo tutto il tempo al cliente di poterci pensare, di poter pensare se deve cambiare l'auto, di pensare se deve fare una piccola ristrutturazione in casa, se ha voglia di comprare il motorino al figlio, eccetera. Quindi gli facciamo magari insieme a lui qualche esempio per cercare di focalizzare quali sono le sue spese previste. Nel momento in cui le abbiamo elencate, anche in termini pessimistici, cioè là dove le cifre non sappiamo esattamente quanto sono, però sappiamo che al massimo spenderà per la casa, per ristrutturare la casa, 8.000 euro. Ecco, prendiamo quindi l'importo massimo accumuliamo tutte queste spese e sappiamo che questo è il denaro sul quale non possiamo contare in termini di investimento, oppure per il quale dobbiamo pensare degli investimenti a breve, brevissimo termine. Ecco, quindi là, riuscire a trovare quella cifra che il cliente non vuole investire, lo si deve fare indirettamente. Potrebbe sembrare una piccola differenza questa, eh? Uno potrebbe anche pensare, sì, ma che male c'è nel chiedere direttamente al cliente quanti soldi vuole tenere sul conto? Se si fanno le prove si vede qual è la differenza, cioè è una piccola differenza in termini di comunicazione che crea però un effetto con grande magnitudo. Quindi idealmente, quando noi conduciamo correttamente tutte le fasi della consulenza, per questo che siamo diventati un po' pignoli, abbiamo costruito delle scalette precise di domande che si devono fare ai clienti, teoricamente non dovremmo ricevere delle obiezioni, cioè teoricamente la nostra offerta dovrebbe combaciare perfettamente con quelle che sono le esigenze riconosciute dal cliente. Poi di fatto di perfetto non c'è nulla nella vita e quindi anche noi non possiamo pretendere da noi stessi di condurre delle trattative sempre perfette. Io stesso nel mio ambito conduco degli incontri con i clienti, a oggi lo faccio da 20 anni, eppure a volte mi accorgo che commetto degli errori, questo mi aiuta sicuramente a perfezionarmi, ma al tempo stesso in quella trattativa in cui ho commesso un errore mi arriva l'obiezione a un certo punto del cliente e quindi devo capire come poterla gestire. Ora, nella vendita tradizionale l'obiezione si gestisce cercando di vincere sul cliente, quindi argomentando qualcosa di più forte rispetto all'obiezione stessa, mostrando al cliente, ad esempio, che la sua obiezione è basata su un concetto sbagliato, mostrando al cliente che esistono delle soluzioni che lui non conosceva. Ecco, in questo modo io penso di poter vincere e quindi superare l'obiezione.
Che cosa avviene però di solito in questo? Allora, se da un punto di vista puramente razionale questo è vero, cioè se io do la risposta giusta al mio cliente effettivamente supero l'obiezione da un punto di vista razionale, da un punto di vista relazionale, quindi più sottile, si stabilisce un rapporto col cliente che invece non è vittorioso. Perché? Perché nel momento in cui io dimostro che il cliente aveva torto nell'esprimere la sua obiezione, in qualche modo gli sto dando un po' contro, no? Si crea un muro contro muro. E questo è il motivo per cui spesso dalle obiezioni non se ne esce vittoriosi, nemmeno quando la nostra risposta poteva essere convincente. Ecco perché nella consulenza la nostra attenzione quando riceviamo un'obiezione non è più sul vincere lo scontro, ma è sull'accogliere l'obiezione stessa del cliente, che potrebbe sembrare un po' paradossale, ma se adesso lo vediamo attraverso qualche esempio capiamo perché invece funziona molto di più e ci porta poi dei risultati positivi. Accogliere l'obiezione del cliente significa fondamentalmente agire su due livelli. Innanzitutto a livello non verbale. Per poter dare la sensazione che tu non stai aggredendo il cliente, la prima cosa che devi fare è, attraverso il tuo corpo, manifestare questa accoglienza. Quindi anziché andare in avanti in modo aggressivo, che spesso lo facciamo involontariamente, non sto dicendo che lo facciamo volontariamente, però stare attenti al fatto che attraverso un respiro profondo invece puoi rilassare il tuo corpo, addirittura andare un pochino indietro, no? Rilassare, abbassare un po' le spalle, mostrare con la tua fisicità che non stai aggredendo il cliente, ma addirittura che lo stai accogliendo. E poi, sul piano verbale, mostrare interesse per quello che dice il cliente. Quindi facciamo un esempio concreto. Il cliente al quale abbiamo presentato la possibilità di utilizzare delle carte di pagamento ci risponde che non le vuole perché secondo lui non sono sicure. Allora, nella vendita tradizionale il venditore che comincia a ribadire tutte le caratteristiche di queste carte che le rendono sicure. Invece nella consulenza si fa qualcosa di molto diverso, non si dà nessuna risposta e si fanno delle domande, quindi si accoglie il cliente e gli si chiede semplicemente, siccome io penso che la sicurezza, parlando di denaro, sia una delle cose più importanti, fammi capire cosa intendi con sicurezza. E poi fai parlare il cliente. E quindi cerchi di capire se il problema della sicurezza è presente nella sua testa perché ha avuto un'esperienza diretta. Quanto tempo fa è successo questa esperienza? Che cosa è successo esattamente? Oppure se invece si è trattato di una voce che ha sentito, che ha letto su un giornale, oppure che è capitato un amico. E anche in questo caso cerchiamo di raccogliere un po' di informazioni. Ora, nel momento in cui ci arrivano tutte queste informazioni, molto probabilmente noi avremo capito nel nostro repertorio infinito di possibili risposte tecniche qual è quella risposta, l'unica che veramente serve al mio cliente. Ma anche in questo caso, nel momento in cui eroghiamo la risposta, manteniamo sempre questo atteggiamento di accoglienza e di rispetto verso il cliente. E il rispetto si manifesta a volte anche dicendo delle frasi del tipo: effettivamente quello che tu stai dicendo è basato proprio su fatti reali, perché alcuni anni fa sono successe delle cose come quelle che tu hai descritto. E questo è il motivo che ha portato gli enti emittenti delle carte a trovare delle soluzioni. Ora, le soluzioni che abbiamo oggi sono: inserendo le mie risposte tecniche all'interno di una comunicazione più accogliente, l'efficacia che noi otteniamo è molto maggiore, proprio perché evitiamo di creare questo muro contro muro. E poi perché sostanzialmente la risposta tecnica che noi diamo è legata in modo pertinente a quello che è il dubbio vero del mio cliente, che a volte nella prima obiezione, se io non lo lascio parlare un po', nella prima obiezione che emerge, non emerge qual è il vero motivo della sua obiezione. Ho fatto questo esempio sulla sicurezza delle carte, ma capisci che lo possiamo estendere a qualsiasi ambito. Ultimamente appunto ci siamo occupati molto di consulenza in ambito finanziario e tantissime volte nell'ultimo periodo abbiamo sentito dei clienti che arrivavano dicendo: guarda, non mi interessa la tua offerta, perché in realtà in quell'istituto concorrente, adesso non faccio il nome, ma puoi immaginare quale sia, mi offrono un prodotto sicuro che mi garantisce il capitale e che mi dà il 3% di interesse. Ora, tu sai che in questo momento è molto difficile che possa esistere uno strumento del genere da un punto di vista finanziario. E se però vai a rispondere questa cosa al tuo cliente, probabilmente vai a creare un attrito, no? Perché è come se gli dicessi ad un livello sotterraneo: guarda che hai torto e ti stanno imbrogliando. E come diceva Mark Twain, è molto più facile imbrogliare una persona che spiegargli che qualcuno l'ha imbrogliata.
Ma torniamo a noi, torniamo a questo esempio. Come si gestisce utilizzando il principio della consulenza? Puoi anche interrompere il video, farci un ragionamento e poi proseguire col video e vedere se quello che ti sto per dire ti può essere d'aiuto. Ancora una volta, andiamo a rilassare il corpo e facciamo qualche domanda. Cominciamo addirittura con una manifestazione di interessamento. Caspita, mi sembra un prodotto molto buono se ti dai il 3%. Mi puoi far sapere un attimo di che cosa si tratta? Mi puoi dare il nome di questo prodotto? E magari assieme al cliente, se il cliente non ha il materiale lì, puoi guardare sul sito internet e andare a rintracciare un po' questo prodotto. Perché nel momento in cui vai a raccogliere più informazioni, ad esempio il nome del prodotto, puoi andare a vedere esattamente quali sono le caratteristiche. In questo caso, ad esempio, scopriresti molto facilmente che si tratta di una polizza vita finanziaria che tra l'altro ha più vincoli di quella che stai proponendo tu e che quel 3% in realtà è il rendimento assolutamente non garantito, ma è il rendimento del 2014. Potresti chiederti, beh, ma qual è la differenza se invece glielo dico io direttamente? La differenza è proprio sul piano della relazione, cioè non c'è soltanto una razionalità tra due individui, tra due persone, ma c'è anche tutto il piano della relazione. Chi inizia a sperimentare questo metodo di gestione delle obiezioni alla maniera consulenziale, con grande piacere e sorpresa scopre dopo poco che moltissime obiezioni che ci sembravano insormontabili e delle quali avevamo paura, in realtà si sgretolano da sole nel momento in cui tu semplicemente guidi il cliente attraverso una serie di domande ad approfondire l'obiezione che lui stesso ha creato. E questo fa sì che la nostra consulenza diventa più semplice da gestire, più morbida e quindi anche più efficace. La vera difficoltà, e voglio concludere questo video sottolineando questo, non sto dicendo che gestire le obiezioni in questo modo sia facile, perché? Perché è contrario al modo istintivo con cui noi gestiamo le obiezioni nella nostra vita in generale, non solo nell'attività lavorativa. Quando un amico o qualcuno ci dice che quel film che a noi è piaciuto tanto invece a lui fa schifo, beh, noi normalmente, tutti noi, istintivamente tendiamo a contrapporre la nostra visione, a motivare perché a noi invece quel film è piaciuto, anziché fermarci, respirare, accogliere il pensiero dell'altra persona, farlo parlare e cercare di capire che cosa intende nel dettaglio, per quale motivo non gli è piaciuto quel film. Allora, se noi potessimo imparare, allenandoci anche nelle situazioni di vita quotidiana, ad applicare questo sistema, poi in ambito lavorativo ci verrebbe molto più semplice. Ecco, abbiamo gestito in questo modo le obiezioni fino a quando siamo piccoli, quindi non ci possiamo aspettare che adesso, semplicemente ascoltando questo video, riesco a gestirle automaticamente. Devo chiaramente concentrarmi un po', devo applicarmi, e a volte si impara meglio e più facilmente questo metodo di gestione delle obiezioni fuori dal contesto di vendita, che già presenta delle tensioni di base, no? Presenta un livello di attivazione già abbastanza alto. Proprio mentre sei rilassato con gli amici, puoi ricordarti di questo video e puoi pensare di accogliere il pensiero divergente degli altri con curiosità. Ecco, quello che fa vincere nella consulenza è fondamentalmente uno stato d'animo. Quindi ancora prima della tecnica c'è uno stato d'animo che è la curiosità.